solamente un video di presentazione e sentiremo i commenti dei ragazzi che verranno a provare tutta la gamma TOC. Siamo Sasso Marconi, Monte Mario, il parco giochi di noi bolognesi, e forse gireremo un po' dopo, vediamo. Comunque i percorsi sono i soliti che avete visto in altri video, ma adesso aspettiamo che arrivino i ragazzi, ancora presto, e poi sentiremo i loro commenti sulle che TOC. Sono un gruppo di ragazzi che adesso proveranno le bici e andiamo su con loro, così proviamo un po' le sensazioni alla guida. È una all mountain, questa è una bici per fare un pochino tutto. Quelle, le TK01 sono sicuramente più aggressive in discesa perché hanno un'escursione maggiore. 160? Sì, e 170 anteriore. Allora, ragazzi, primo commento, allora come vanno? A pompa! Che siamo all'inizio, quindi le primissime sensazioni. Ottimo. Va bene, ma... molto usa anche la vostra. Frulla. Bene. Allora, primo giro finito, adesso facciamo un po' di interviste ai ragazzi, vediamo come sono andati. Allora, nome, ciao. Ciao, mi chiamo Vincenzo, io di mio ho una Mustache Game 7. Ok, e hai provato? E ho provato questa qui, che devo dire mi ha dato una gran sicurezza, molto agile, divertente, mi sono davvero divertito molto perché non me l'aspettavo, c'è una bella geometria, si viaggia bene in discesa, in salita. TK01. Esatto, okay. Gambe e mezzo. Ottimo, bene, quindi esperienza positiva. Ah, estremamente. Bene, sono piantato il gomito. Ciao, alla prossima. Bene. Ciao, no. Ti chiami? Cristian. Ok, che cosa hai? Sono l'Ipex 900. Ok, abbiamo provato. Ho provato la TOC, top di gamma, allora. Ferro devastate, discesa a mano di tutto, salita al 15 bene. Vado a prenderci le misure con le geometrie così che sono un po' estreme, però gran bel giro, tecnico, veloce, dalla compagnia, gran bici. Bene. Motore Shimano, silenzioso, quindi direi esperienza super positiva. Bene, bella quindi... esteticamente. Oh, scusa. Alla prossima allora. Top di gamma. Ottimo. Ok, altra impressione. Abbiamo chi? Ciao, come ti chiami? Alessandro, detto il Losco. Il Losco, perfetto. Ho trovato la MIG R 1, è la MIG R, sì. Allora, tu hai che cosa? Io ho delle front. Ok. Di front muscolarissima. Ok. E devo dire che è divertente. Vai giù, cioè è una moto. È una moto, Ti perdona tutto, vai giù dappertutto senza paura. In salita stretta soprattutto perché la MIG R è molto maneggevole in salita, quindi... Va benissimo, non ero abituato alle bike. Ho visto che a spingere comunque si fa fatica, si va forte e si fa anche fatica. Bella esperienza. Ottimo, quindi esperienza positiva? Sì. Promossa. Bene. Grande. Alla prossima. Grazie. Grazie a te. Grazie mille. E invece in questo momento di pausa volevo un commento tecnico da un tecnico su il percorso. Cosa ne pensi del trail test di Monte Mario? Che siete fortunati qua perché avete degli ottimi percorsi, divertenti, tecnici il giusto.
per, cioè da sbizzarrirsi e soprattutto divertirsi con queste bici. Poi tecnici giusto perché non hai visto il meglio, perché purtroppo è nell'altro versante, noi siamo di qua, quindi dovendo fare un circuito da tre quarti d'ora ho cercato di mettere insieme un po' tutto, ma se uno vuole veramente mollare i freni c'è anche quello. Casomai... l'occasione per tornare. Esatto, ottimo. Intanto buon lavoro. Grazie. E buon proseguimento. Allora, siamo qui con Giuseppe che ha appena provato una bellissima Gram e gli chiediamo un po' le impressioni. Allora, che cosa hai tu di bici? Allora, io ho un Integra Fantic 1.7. Sì. E comunque mi trovo bene anche con quella. Sì. E oggi ho provato Toc Gram. Sì. Gran bici, bella centrata, il motore spinge bene, silenzioso. In discesa ci hai dato, visto che ti sei divertito parecchio, esatto. Hai fatto mangiare un sacco di polvere, molto molto bene, e quindi insomma, impressione positiva? Molto positiva. Bene? Molto positiva, poi anche esteticamente molto bello. Sì, beh, quello è un giudizio che completa il quadro. Benissimo, c'è il passaggio a livello, non fateci caso, non è morto nessuno. Bene, quindi Joe, grazie mille, alla prossima. Grazie a voi. Ok? Ciao. Ciao ciao. Bene, siamo qua con Claudio che ha appena provato anche lui, quindi lascio parlare Claudio. Ciao Claudio, io a casa ho una Stamp Jumper vecchia generazione 26, qua ho provato la TK21R montata molto bene, sicuramente con un buonissimo impianto frenante e buoni ammortizzatori, e che dire, ho fatto tutto da solo come andare in moto, chiaramente è stato molto bene e sono curioso di provare delle altre. Bene, quindi impressione positiva direi. Molto bene, ottimo, mi fa molto piacere. Alla prossima allora. Grazie. Ciao.